ragazze, bentornate sul canale. Allora, secondo video che registro oggi, perché avevo un po' di tempo, e secondo video richiesta. Sì, perché una di voi mi ha proprio chiesto, come avete letto dal titolo, un video in cui vi mostro i miei mai più senza. Cioè, i miei prodotti proprio irrinunciabili, quelli a cui io non rinuncerei mai. E mi ha incuriosito tanto questa richiesta, perché in effetti la trovo molto utile la cosa, perché è un modo per praticamente raccontarvi i miei top, quantomeno del momento, nel senso comunque i miei top, non solo del momento, alcuni sono i miei top di sempre, perché diversi anni che li utilizzo e devo dire la verità mi sono trovata a comprare e ricomprare. Alcuni sono subentrati, magari da un anno a questa parte, e che mi sono proprio entrati nel cuore. Anzi ragazze, giro la cosa, nel senso, scrivetemi nei commenti i vostri mai più senza. Cioè, se doveste selezionare, non vi do un numero. Io ne ho selezionati pochi, perché penso che il discorso mai più senza, cioè uno non possa elencare 100 miliardi di prodotti, cioè sono proprio quelli che vi sono entrati nel cuore, che dovesse decidere, cioè mettiamo, vi mandano su un'isola deserta, dovete portare 10 cose per dirvi, sapete, ecco, di per certo quali portare perché sono quelli, i vostri preferiti, ecco, quindi non 50 prodotti, perché a quel punto si amplierebbe troppo, ecco, però più o meno una decina, infatti io ne ho selezionati 2, 4, 6, oh, sì, una decina, quindi scriveteli giù nei commenti, perché è utilissimo ragazzi, secondo me, perché è un modo per confrontarci e quindi magari far scoprire ad altre ragazze i vostri prodotti top e quindi dar modo magari ad altre persone di conoscerli, di andarli ad acquistare e magari scoprire cosine nuove che possono diventare anche per loro i top, ecco. Quindi direi di partire. Allora, da cosa partiamo? Allora, partiamo dai prodotti base viso, ok? Che fra l'altro sono i miei preferiti, lo sapete. Io se dovessi scegliere fra i prodotti, non so, fra palette, occhi, anche per testarli, infatti compro molto più i prodotti viso che non magari palette, cioè poi compro un po' tutto, però mi piace, ecco, provare sempre prodotti nuovi per quanto riguarda fondotinta, correttori, cipri, eccetera, eccetera, perché è quello che preferisco, ecco, testare, mi piace quell'effetto di pelle porcellana, per cui sono sempre alla ricerca di prodotti che mi diano questo effetto, insomma. Bene, allora, per quanto riguarda il fondotinta, il mio preferito di sempre, se dovessi, appunto, vabbè, ne ho vari fondotinta che mi piacciono, però il mio preferito in assoluto è lui. L'HD Liquid Coverage Foundation di Catrice è il mio fondo preferito perché sicuramente ha un effetto opaco, però non secca la pelle. Sapete che la mia pelle, come oramai voi mi dite sempre, è una pelle mista che tende a disidratarsi. Vabbè. E di conseguenza non posso utilizzare fondi troppo opacizzanti perché mi segnano troppo. Ho le rughette d'espressione sulla fronte, le ho qui all'attaccatura del naso, ho varie rughettine anche qui, è dovuta all'età ragazzi, non ho più 20 anni, sono dell'84, quindi fatevi un po' il conto, e quindi di conseguenza ho bisogno di fondi più elastici, però mi basta con lui una base bella idratata come di solito faccio sempre perché fa parte della mia skincare routine. E lui mi dà quell'effetto di pelle levigata, porcellana, photoshoppata che mi piace e che adoro. Quindi lui sempre tutta la vita. Poi, per quanto riguarda correttore. Un correttore che mi sono ritrovata a comprare, ricomprare, ricomprare è questo qui di Astra, il Long Stay. Perché non mi secca eccessivamente la zona, mi va a coprire bene. Dà quell'effetto bello levigato, non mi appesantisce in quel contorno occhi, non me lo segna, lo devo settare a modino, però mi piace, soprattutto perché ha un costo medio-basso, con 4,90 mi sembra, cioè, voglio dire, avete un buon risultato, quindi lui. E ce l'ho in due tonalità io, vabbè, una più scura e una più chiara, una per correggere l'occhiaia e una per andare a illuminare. Poi, per quanto riguarda
la cipria. Allora, io qui ne ho selezionati due, forse ho barato perché ne dovevo selezionare una, però vabbè. Vabbè, se ne dovessi scegliere una, vabbè, vi dico qual è, perché comunque vale anche per il viso, nel senso si può utilizzare tranquillamente anche per il viso, è più che altro da, almeno per quanto riguarda, più che altro da contorno occhi, che è la Brighten Up di Essence, che costa veramente niente, e io la utilizzo proprio sul contorno occhi, e non secca, non mi secca eccessivamente, cioè nel senso la utilizzo bene, non mi trovo, ecco, la parte in carta pecorita, no. Mi piace perché comunque basta applicarne poche, è chiaro, io non vado più a fare come facevo prima il baking proprio, ma faccio un soft baking con il pennello perché ovviamente non ho più la zona di una ventenne, quindi il baking mi va troppo a segnare, ma indipendentemente dalla cipria, cioè proprio la tecnica in sé che è troppo pesante. La facevo fino a 2 anni fa, poi ho cercato di mollare un po' perché mi rendevo conto che me la seccavo un pochino. Mi piace molto, rimane appunto, come vi ho detto, sottile, leggermente giallina e vi illumina, ma appunto fa il suo costando pochissimo. Questa, volendo, la potete utilizzare anche su tutto il viso, altrimenti se posso scegliere una cipria che adoro e che mi piace per tutto il viso perché non secca per niente, fissa da Dio, è questa qui di Kiko, che è la Radiant Fusion, che è la cipria cotta. E a me piace da matti, ragazze, questa cipria qui, per chi non ha bisogno di quell'effetto super opaco perché altrimenti si lucida da morire, questa io ce l'ho nella tonalità 02, è una delle mie cipre preferite perché fissa perfettamente, però dà quell'effetto luminoso, ma non luminoso nel senso glitterato o luminoso perlescente, ma luminoso nel senso naturale del termine proprio. Anche questa mi sono ritrovata a comprarla e ricomprarla e ricomprarla, perché è ottima, ottima, ottima. Le cipre cotte poi danno questo effetto naturale che per un tipo di pelle come la mia è il suo. Poi, per quanto riguarda contouring, blush illuminante, io ho selezionato un prodotto soltanto, nel senso, cioè, non è un prodotto, è un quad. Però se io appunto dovessi scegliere, cioè dovessi elencarlo tra gli irrinunciabili, voglio qualcosa di pratico, non di dovermi portare dietro 100 miliardi di prodotti, ma uno che mi soddisfi. Ed è questo quad qui, Pink Romance Contour Blush and Highlight di Astra. Questo qui è proprio il mio quad, nel senso faccio il contouring con la terra, l'illuminante che è la fine del mondo perché ha un effetto specchiato che potete vedere, sì, questo è uno swatches della matita per sopracciglia che ho fatto prima, che non mi è venuto via. Come vedete è super effetto specchio, e poi il blush che è meraviglioso perché ha questo rosa corallo che è molto molto bello. Ora vi faccio vedere anche la terra, così almeno li vedete tutti e tre insieme. È la terra fredda, quindi da contouring, questo qui è il blush che è stupendo, e poi appunto l'illuminante. Quindi questa per me è il mio mai più senza, perché è un prodotto versatile, cioè un prodotto pratico, più che versatile, perché comunque ha più utilizzi, però diciamo che, oddio, versatile anche sì, perché la terra la potete utilizzare anche nella piega, giustamente, come quindi il color nocciola da mettere nella piega. Illuminante ci potete fare tranquillamente, come a volte mi è ricapitato, anche come ombretto, quindi come proprio make up occhi, quindi alla fine della fiera è vero, è anche versatile, però è pratico soprattutto anche per i viaggi, senza dovervi portare dietro il mondo, cioè alla fine della fiera con una palettina ci potete fare il trucco occhi e trucco viso, quindi top. E che questa costa pochissimo, cioè Astra poi secondo me ha veramente dei prodotti buoni a dei prezzi, cioè veramente low cost, e non è cosa da poco, perché insomma trovare la qualità con un prezzo contenuto non è facile, e Astra devo dire che ci sta riuscendo alla grande. Ho provato diverse cose, quindi parlo proprio con cognizione di causa, perché ho provato diverse cose di Astra, perché li acquisto, quindi compresi anche i rossetti, anche loro, che sono i Lipnotize, sì, Liquid Lipstick, che sono veramente ottimi e hanno un prezzo bassissimo.
come appunto make up occhi, se dovessi scegliere una palette, la mia palette della vita in assoluto è lei, in My Bodysuit di Mulac. Lei rientra perfettamente nei miei gusti, nelle mie corde, nei miei colori, assolutamente. È comoda perché ha lo specchio ed è questa palette qui. È in assoluto la palette a cui non rinuncerei mai, perché ha proprio tutto quello che io utilizzo, cioè i colori da piega, da transizione, i colori glitterati. Lo vedete ragazzi, io mi trucco sempre bene o male con la solita tecnica, quantomeno, perché è quella con cui mi vedo io meglio, cioè il colore luminoso nella palpebra mobile, di solito sono glitterati, perché io amo proprio lo sparkle sulla palpebra mobile, sempre colori tipo, come posso dire, nocciola, marroncini nella piega, e quindi questa qui proprio è la mia, cioè è proprio nelle mie corde totalmente, lei. Poi, detto questo, ecco, qualcosa a cui non ce n'hai mai sono le ciglia finte. Vi faccio vedere queste qui della Ardell, le Wispies, perché sono quelle che poi io indosso adesso e sono quelle per me da tutti i giorni. Quindi non vi voglio far vedere chissà quali ciglia finte super mega, ma se dovessi trovare un irrinunciabile, cioè devo parlare di un irrinunciabile, sono quelle per me da tutti i giorni, e allora sono loro, le Wispies. Sono proprio le ciglia finte naturali, vi danno la lunghezza e il volume senza apparire esagerate, però l'occhio cambia totalmente effetto, cioè con le ciglia finte, almeno su di me, il mio occhio cambia da così a così, cioè totalmente, mi piace, le porto da una vita le ciglia finte, quindi insomma per me sono un must have. E chiaramente collegata a quello c'è anche la colla duo, a cui non rinuncerei mai, nel senso, per attaccarle ovviamente ci vuole la colla, e io non rinuncerei mai alla duo, e effettivamente compro sempre questa, è la versione verde, perché essendo un prodotto che, lo dico sempre, essendo un prodotto che va nell'infracigliare, quindi molto vicino all'occhio, non mi piace sperimentare le colle. Lei so che è diciamo alle vitamine, poi la Duo è una marca accreditata proprio per quanto riguarda appunto la colla da ciglia finte, e è quella che io ho testato per anni, mi sono sempre trovata bene, non ho mai avuto reazioni allergiche, quindi di conseguenza compro sempre lei per non avere problemi, perché so di ragazze che hanno provato altre colle e hanno avuto magari reazioni, occhi che si gonfiano, che, e quindi per me sarebbe un trauma, e allora preferisco sempre usare questa. Ho provato una volta quella Peel Off di Essence, mi sono trovata bene anche con quella, però comunque ho sempre preferito riacquistare questa qui per non avere problemi. Poi, altri tre prodotti che ho selezionato, gli ultimi tre, sì, è il mio eyeliner della vita, perché io è difficile che, a parte, vabbè, quotidianamente, che col fatto mascherina non mi trucco più di tanto gli occhi, eccetera, per discorso dei vapori e tutto. Però, se, nel senso, a cose normali, per me il trucco non esiste senza eyeliner. Cioè, io non riesco a vedermi senza eyeliner. Mi dà proprio un effetto di occhio allungato, perché io tendo, se no, ad averli piuttosto arrotondati, invece l'eyeliner me lo allunga e, appunto, non potrei fare a meno di lui, e soprattutto questo qui di Kiko, il Precision, perché per me è proprio il mio eyeliner della vita. Mi trovo stra bene, è quello che indosso anche oggi, opaco, perché per me l'eyeliner è opaco, a lunga tenuta, mi regge tutto il giorno. D'estate basta che abbia un po' di accortezza, tipo di mettere un po' di cipria magari vicino a dove so che può stamparmi sotto, perché è normale, io ho la palpebra che tende ad essere un pochino più oleosa nella parte di sopra, quindi a volte può capitare questa cosa, come è normale che sia, io metto un po' di cipria e non ho problemi assolutamente, quindi lui è il mio proprio irrinunciabile quando si parla proprio di un trucco come deve essere. Poi pomade da sopracciglia, perché come prodotto proprio sopracciglia per me è il gel da sopracciglia, e questo nello specifico che mi piace tantissimo come colorazione di Makeup Obsession, che ho comprato a Londra nella colorazione medium brown, che è quello poi fra l'altro che ho oggi anche lui, e
ed è proprio il mio prodotto top da sopracciglia. Non vedo l'ora di poter comprare, quando mi capiterà l'occasione, la pomade di Anastasia, perché so che è una cioè, chiaramente che è il prodotto per top per chi ama le sopracciglia, disegnarsi le sopracciglia, quindi insomma prima o poi penso di acquistarlo anch'io. Comunque le pomade per me sono il mio irrinunciabile per quanto riguarda le sopracciglia. E come ultimo prodotto, chiaramente ciò che manca tra tutti questi sono i prodotti labbra, e ne ho selezionato uno che è il mio My Lips Back Better. Penso con lui di aver trovato in assoluto il mio prodotto preferito come colorazione, come finish, come durata, come tutto. Penso che e anche proprio è il mio My Lips But Better, quindi il colore che più valorizza le mie labbra, ed è lui. Allora, oggi ho su la versione rossa, questa qui, ok, lo 07 Sing Red, lui, però questo è il mio irrinunciabile, cioè se io voglio il nude che mi valorizza le labbra è lui in assoluto, e nella colorazione 03 Wanna Play, non so se riuscirete mai a leggerlo, è il mio proprio colore perfetto, perfetto perché è elegante, ha quella tonalità giusta in base al mio colore di labbra, non è quel nude che spegne, ma anzi proprio mi esalta il mio rosa naturale delle labbra, e come proprio sensazione non secca le labbra, nonostante sia un matte, e quello è il mio problema poi, perché non è né un come colorazione vi dicevo, vedete, non è né un marroncino né un rosa rosa, è proprio il color nude con una punta di rosa che veramente è bello, ecco, dà un bel effetto sulle labbra. E vi dicevo appunto che è sottile, non secca assolutamente, dura senza problemi, io ero su da un'ora, è vero che non ho mangiato niente, ma non va via nella parte interna delle labbra, rimane lì senza problemi finché non lo struccate, non lo sentite perché rimane veramente un film sottilissimo sulle labbra, quindi non fa spessore, non fa quell'effetto di labbra in carta pecorile per niente, e sì, mi piace veramente veramente tanto. Questo è un bel colore perché è un rosso fragola, però appunto se io devo scegliere un irrinunciabile penso a qualcosa che mi va bene quotidianamente per tutti i giorni, e quindi sicuramente lui, perché ha proprio questo effetto di esaltare il mio colore delle labbra. Niente ragazze, io penso di avervi fatto vedere tutto, i miei prodotti appunto preferiti in assoluto, alcuni dei quali proprio sono anni che li provo, li testo, li compro, li finisco, li ricompro, quindi insomma sono veramente collaudate, quindi posso dire effettivamente che sono i miei top della vita, finché non arriverà uno che mi rapirà il cuore più di loro, e sicuramente sarete le prime a saperlo, ovviamente. E niente, quindi vi aspetto ragazzi nei commenti, fatemi sapere quali sono i vostri mai più senza, che sono veramente curiosa di leggerli, e soprattutto perché anche le altre possono leggerli e quindi magari scoprire dei prodotti nuovi validi. Io vi ragazze vi invito a iscrivervi ai miei social, tanto come al solito trovate tutti i riferimenti giù nell'info box, Instagram e Facebook. Vi invito a iscrivervi al canale ragazze se siete nuove, attivate la campanellina mi raccomando per non perdere i prossimi video. Vi ringrazio di cuore di tutto, vi ringrazio perché mi supportate tantissimo, siete un sostegno incredibile. E ve lo dico sempre ragazzi, mi impappino quando dico queste cose, siete un sostegno perché il canale sì, vabbè, ci sarebbe, ok, magari perché io sicuramente ci metto l'impegno, però ci siete voi che fate la differenza, ovviamente, perché insomma sì, io posso esistere, ma insomma se non ci siete voi insomma non avrebbe senso. Io vi mando un grosso bacio come sempre. Vi ringrazio di cuore per tutto e ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ragazze!